Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi gireremo un video per quanto riguarda acquisti fatti all'OVS. Mi vedete senza occhiali perché ho la ring light, quindi siccome è un orario abbastanza tardi, ve l'ho già anche detto nell'altro video perché questo è il secondo che giro, volevo farvi questo video per togliere anche le cose che ci sono in giro e quindi vi faccio subito il video con la luce proprio riflessa, così da notare i colori molto più vividi. Vi farò pochi sbocci perché devo andare a prendere il caffè da mia mamma, quindi è tardissimo. Comunque ho preso delle cosucce per quanto riguarda OVS. Vi faccio vedere la busta molto, diciamo, sobria che mi hanno dato l'OVS, che è questa, e vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, in primis ho preso il set di pennelli, questi qua della Essence, che è molto molto bello. Aspettate che sposto la luce. Questi sono i pennelli della Essence, questi qua, ed è il set di pennelli a forma di caramella. E poi all'interno hanno questa, diciamo, custodia, e poi i pennelli, che sono questi qua. Sono tre viso e tre occhi. Devo dire che sono molto molto morbidi. Io li ho diciamo soltanto toccati così, non li ho nemmeno lavati perché non ho avuto tempo di lavarli. Per quanto riguarda i prezzi, li metterò giù nell'info box, ve li faccio vedere veloce veloce perché ho fretta. Poi altre cose che ho preso della Essence sono questa e questa, vero? Sì. E il rossetto. Allora, per quanto riguarda la Essence, ho preso altre cosucce. Allora, in primis ho preso le ciglia finte, quelle magnetiche, perché ero molto curiosa di utilizzare queste ciglia. Vedevo un sacco di video che utilizzavano queste ciglia anche le ragazze, che dicevano che non sapevano mettere le ciglia finte, e quindi le ho volute prendere. E sono queste ciglia qua. Sono queste qua e sono magnetiche. Ovviamente le utilizzerò e vi farò sapere perché non l'ho mai utilizzata. Poi un'altra cosa che ho preso per quanto riguarda la Essence, questa era scontata, infatti l'ho voluta prendere proprio perché era scontata, e ho preso questa palettina, la palettina della Sydney, quindi Australia, ed è G-Day Sydney, ed è una eyeshadow palette. Io non l'ho ancora utilizzata, non lo so se la terrò per me o la regalerò. Questa è la palettina e questi sono gli ombretti, c'è il riflesso della ring light, però non la voglio swatchare perché non so se la terrò io o la regalerò. Poi, sempre per quanto riguarda la Essence, ho preso due rossetti. Che fanno? Li prendi i rossetti? Certo che li prendo. E ho preso due rossetti. Uno è questo, che si chiama Perfect Shine Lipstick, ed è lo 06 Perfect Matte. Se i nomi non li dico bene, non vi preoccupate, perché sotto poi vi metterò nell'info box tutti i nomi relativi, diciamo, al rossetto, ai prodotti che vi faccio vedere. E il rossetto in questione è questo. Vi faccio uno swatches. Ed è un color carne. L'odore è come il burro cacao che ho io sempre della Essence, che sarebbe questo qui. È lo stesso. L'odore sì, è lo stesso. E questo è il colore. È un color carne, proprio un color labbra. Ed è molto molto buono per portarselo in giro, per la borsetta, perché preferisco utilizzare nella borsetta, che poi sarebbe la valigia, un rossetto, diciamo, passepartout, che posso utilizzarlo così senza specchietto e senza niente, e anche, diciamo, che non costi troppo, perché prima invece mi portavo quello della MAC e una volta mi si è proprio distrutto totalmente, ci sono rimasta malissimo.
E poi ho preso uno di questi qua con il packaging bianco, che sarebbe questo, nella colorazione This Is Me ed è lo 04. Questo, non vi preoccupate per il nome perché lo scriverò sotto. La cosa che mi piace di questi rossetti è che ha della Essence e che ha la E intagliata, diciamo, dentro il rossetto come simbolo e mi piace tantissimo. Vedete questo ed è molto molto bello. Questo è il colore. Vi faccio lo swatch ed è un malva, un malva scuro. Ed è questo qua. Molto molto bello anche questo colore. Poi, oltre alla Essence, ha anche prodotti della Catrice. Questo qual è? Ah, ho anche un'altra cosa della Essence. Aspetta, te la faccio vedere. Comunque, aspettate che esco i prodotti, così diciamo mi viene anche meglio farveli vedere. Allora, l'altro prodotto, sempre per quanto riguarda le Essence, è questo ed è un Crystal Power. Lì c'erano tantissime cose, veramente volevo prendere di tutto e di più, però molti erano sbocciati, cioè anche c'erano i tester, i cassettini con i tester, però c'erano anche i prodotti che tu li aprivi ed erano sbocciati, cioè perché se avete i tester, perché dovete toccare gli altri? Pucciare le dita. Io non ho preso l'illuminante perché c'erano delle dita stampate là dentro e quindi non mi è piaciuto. Comunque ho preso questo qui, questo rossetto qui, che sarebbe forse un lip gloss, non lo so, sarebbe questo. È sigillato, la prima volta che lo vedo sigillato. E nemmeno ci ho fatto caso che era sigillato. Forse questa l'aveva presa la mia amica, perché lì controllavamo tutto e molte cose li prendeva lei. Perché veramente c'erano delle cose distrutte. Bellissimo, cioè. Questo è il rossetto o lip gloss, come lo volete chiamare. È questo, guardate, cioè stupendo, è pieno 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 di glitter. Vediamo. Sì, infatti è un gloss. È un gloss trasparente. Forse prenderà, diciamo, il colore delle labbra quando verrà utilizzato. Ed è molto molto bello. Questo è lo 01 Be Happy. Poi, come vi ho detto, ho preso anche delle cose di Catrice. Alcune le ho viste sul video di Giulia Cova e diciamo, altre le avevo viste in giro. Ho preso questo rossetto della Catrice, che è il Demi Matte numero 100. Il packaging è questo, proprio con la scritta Catrice, vedete, molto molto bello. E il colore è tipo soft matte, come quelli di Huda Beauty, come quelli anche di Nabla. E ho preso un color nude, che è sempre un malva. E ovviamente non potevo non prendere un malva, ed è questo qui. Questo colore qua, molto molto bello, è un malva e io questi qua li utilizzo per la borsetta, me li porto dietro, ve l'ho già detto, basta. Gli altri prodotti li ho presi per colpa sempre di Giulia Cove, ovviamente. Ho preso un Multi Talent Fix Spray, che sarebbe un fissante make-up per quanto riguarda la Catrice. E qui dice uno spray ad asciugatura rapida dalla formula leggera che può essere utilizzato come base per il make-up, per rinfrescare e fissare il make-up, migliora la durata del make-up, viso e dona un finish perfetto, tenere fragone, vabbè. Ed è questo. La boccetta è trasparente ma dà sul viola. Ed è questa qua. Ed è molto molto carina. Bella come... diciamo come cosa, è carina. E poi l'altro prodotto che si è diviso, vabbè, lo dovete shakerare. L'altro prodotto è un HD Active Performance ed è un primer. Qui c'è scritto SPF 30, poi c'erano il 15 e
Basta se mi sbaglio. Comunque ho preso questo qui, il 30, perché la protezione è molto più alta. Qui c'è scritto primer liquido trasparente, prepara la pelle al fondotinta e ne garantisce una lunga durata. È una texture waterproof a prova di sudore, eccetera, 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 eccetera. Ed è questo qua. Molto molto bello. Ovviamente lo devo provare perché non l'ho mai provato. Devo ancora finire un primer della Catrice che avevo acquistato, non mi ricordo dov'è, ah, è qua, che era questo. Questo qua. Lo devo ancora finire. Poi ho preso due prodotti, uno perché l'ho visto sul video di Eleonora Manni e quindi l'ho voluto prendere, ed è un lip gloss di Lotti London, che sarebbe questo qua. Ed è un lip gloss normalissimo, credo trasparente, sì, trasparente, è un lip gloss trasparente, lo volevo sempre per quanto riguarda la borsetta e quindi l'ho preso. Questo l'ho visto sul video di Eleonora Manni e quindi lei ne parlava benissimo, se non mi sbaglio ce l'aveva anche di altri colori, ma io lo volevo così semplice da utilizzarlo sopra i rossetti. E poi ho preso una palettina di Makeup Obsession, che sarebbe questa. Questa è la palettina e questi sono i colori. Devo dire che sono molto molto carini, specialmente questo qua e questo qua che a me piacciono. E io voglio fare un trucco con questi colori e quindi l'ho voluta prendere. L'unica cosa è che la palettina era tutta piena di, cioè tutta piena, era con lo scotch, l'adesivo direttamente. Infatti io volevo vedere se era stata toccata perché le altre erano un po' aperte e le ho aperte per vedere se erano state toccate ed erano state toccate. Questa invece aveva il sigillo, ma ero curiosa per vedere perché le altre anche avevano il sigillo, però leggermente aperto. E non riuscivo ad aprirlo, quindi ho detto meno male, è chiusa, e quindi l'ho voluta prendere. Però l'unica cosa è che non si chiude, non ha niente, non ha un incastro, non ha niente, quindi è così. Ma va bene. Poi, non mi ricordo se questo l'ho preso da Oviesa o da Acquasapone, ho preso un altro rossetto della Maybelline. Credo che sia Maybelline, sì. Ed è il 55 Top Seduction. Il rossetto in questione, il packaging è questo qui e il rossetto è questo. Indovinate che colore è? Indovinate che colore è? Sembra malva. No, questo è un altro tipo di colore. Allora, prima di tutto è shiny, quindi è molto molto lucido, però è sempre sul malva, che dà sul marroncino, ma è sempre un malva. E questo è il colore, vedete? Su per giù come tonalità siamo sempre là, cioè gira che ti rigira i colori sono sempre quelli. Mi piace il fatto che sia shiny, quindi che non sia matte, e questi qui si possono utilizzare anche tipo, che so io, quando finisco di mangiare, se sono fuori tipo al ristorante e tutto, prendo lo specchietto, metto, è abbastanza lucido, non c'è bisogno di contornare con la matita e tutto. Ed è molto molto carino, mi piacciono i colori. Ovviamente se li ho presi mi piacciono, è ovvio. Ma comunque io blatero sempre, forse perché mi mancano gli occhiali, quindi mi manca la mia custodia perché mi sento molto più protetta con gli occhiali. Niente ragazze, che dirvi? Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti. Non so, per quanto riguarda la palettina, non so se tenerla o regalarla. I pennelli ovviamente li proverò. Per quanto riguarda i rossetti, questi andranno a finire nella borsa perché io, per quanto riguarda le cose che ho nella postazione, rimangono nella postazione. Poi io a parte, in caso vi farò anche un What's in My Bag, ho a parte altri trucchi che tengo in borsa che o c'è il rischio di perderli o che si rompono, che si frantumano, che è la stessa cosa di rompere. O che diciamo con il calore diventano tipo una specie di marmellata,
Non mi piange il cuore perché sono prodotti che ho acquistato a poco prezzo e quindi non ci faccio tanto caso. Invece, per quanto riguarda quelli che ho nella postazione, ci tengo tantissimo e quindi li tengo qui cari e tranquilli. Ovviamente aspetto i vostri commenti giù nell'info box se vi piacciono i prodotti, se non vi piacciono i prodotti, ditemi cosa ne pensate, perché hai acquistato quello, perché hai fatto quest'altro, ditemi tutto quello che pensate, basta essere soltanto educati. Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!